Ha coinvolto 80 studenti di 22 università italiane la prima edizione del Festival Nazionale App & Rap, nato per scovare giovani talenti del digitale capaci di creare applicazioni innovative per smartphone e tablet. Su 36 progetti presentati, due quelli vincitori selezionati dal pubblico online e premiati a Palazzo San Giacomo con l'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Un festival nazionale che ha scelto Napoli, una città che sta provando sul campo che i ragazzi non sono soltanto un target di consumo, ma sono soprattutto un asset di sviluppo di competenze. I partner che oggi sostengono questo festival daranno concretamente una borsa di studio fino a 3.000 euro, 3 stage. Queste sono le politiche giovanili che Napoli sta mettendo in campo, la voglia di dare ai ragazzi delle possibilità concrete, essendo al centro, soprattutto grazie alla loro competenza e professionalità. Il Festival App & Rap è un'iniziativa di Agora Telematica, azienda specializzata nel settore della comunicazione digitale. I premi in palio per le due categorie in competizione sono stati assegnati ad una coppia di studenti della Facoltà Informatica di Trento che hanno creato l'app gratuita Libretto Universitario e ad una studentessa di medicina dell'Università di Salerno con il progetto di supporto alla memoria pensato per i pazienti affetti da Alzheimer. Ho presentato un'applicazione, un progetto di applicazione denominato M che si propone di diventare un supporto digitale per la terapia sensoriale nel paziente affetto da morbo di Alzheimer, quindi ad elevato impatto sociale.